che gioca a Minecraft. Pompa il volume che c'è. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico di Payday 2, il gioco delle rapine. Sono in compagnia con Adrian la pecora. Ciao a tutti. Leus la zeta. Ciao. E Alessio il pro non gamer. Ciao. Ragazzi, abbiamo scelto questa volta di fare una rapina in banca, o colpo in banca cassette. E come vedete è difficile, abbiamo scelto la modalità difficile. Anche perché è la prima che mi è capitata. Cerchiamo di non fare figure di merda, cerchiamo di impegnarci, ok ragazzi? Dai, allora dai. Andiamo prima di tutto sulle risorse, abbiamo un bel po' di roba. Io posso sbloccare una risorsa in più, volendo. Ah. Abbiamo la piantina. Ah, quindi c'è tipo il trapano termico piantina. Da prendere. No, non c'è soldi, scusate. Qui entrando qui, volendo c'è anche un ingresso sul retro, uno tanto sul retro. Vabbè, entriamo nel gioco, poi vediamo ragazzi, non facciamo cazzate quando entriamo. Quello di rischio 1. Okay. Vi ricordo per chi vuole, guardate, è difficile, porca loggia. Vi ricordo di, se volete guardare tutte e quattro le visuali, di guardare tutti e quattro i canali. Vi ricordo anche il pollice in su al video, visto che tanti si dimenticano. Ragazzi, non facciamo casino. Allora, raga, io un po' stealth. Ci conviene andare per farla più stealth possibile. Prima andare a prendere il trapano. Però il trapano deve mettere solo uno e mettersi anche la maschera. Sì. E deve stare imboscato. Lo prendo io, dai. Ok, il trapano è qua. Ah, devo già mettermi la maschera. Vediamo se di qua c'è la telecamera sulle scalette. Andiamo da sopra. Passiamo da dietro. Ok, c'è la telecamera. No, non c'è la telecamera, ragazzi. C'è anche la porta aperta. Andiamo dal tetto, raga. Passiamo dal tetto. No, guardia. Via. Arriva. Non giratevi. Ci sta sgamando, correte, via. Fatevelo. Ci possiamo anche abbassare noi. No, livello. No, maschera. Ho chiamato anche me, vabbè, oltre. Vabbè, faccio io di andiamo, dai, ragazzi, entriamo. Mamma mia, quanti sono? Veloci. Vabbè, ok. Ormai entriamo, dai, ragazzi, entriamo. Dai, subito il trapano. Arrivo. Non mi sprint. Vabbè, vai. Ma perché non sprinta? Devo buttarlo qua. Sto lo sto settando, raga, dai, è settato. Ragazzi, copriamo tutte le entrate, dai. Tasto F. Tenete giù i civili, raga, non fateli scappare. Giù. Li sto legando. Giù. Quelli che posso li sto legando. Giù. Questo qua è vicino, lo leggo. Ragazzi, il livello difficile arriveranno gli elicotteri, per cui occhio. Giù, pure tu. Giù, non ti muovere. Bastardi, non scappate, trappano. Giù, bastardo, giù. LOL. Muori. Bastardo. La polizia. La polizia, che cazzo faccio fuori io? Rientrati in banca. Oh, ce n'è uno solo là in mezzo con la strada. No, non quanto manca qua? Minchia, 320 secondi. Io lo metto anche qui, ragazzi. Ho messo qui di... Che bello è la cappa. Devo aprire dalla porta. Anche qua ci mette 3 minuti a sbloccare. Ragazzi, però io so che in questa mappa sul tetto dovrebbero esserci delle assi per bloccare le finestre. Ti viene come? C'è anche una telecamera. Ti servono delle assi. Sì, sì. A sinistra mi pare di aver visto una telecamera. Tutti quanti. Ma c'è anche uno qua dietro. Avete trovato le assi? Le assi sono tantissime. C'è una telecamera? No, invece no. Ci devono essere delle assi di legno, ragazzi, possiamo bloccare le finestre. Ma si vedono oppure sono tipo mezzo nascoste? Non lo so, perché l'ha trovata Reddit l'altro giorno, io non l'ho mai vista. Allora, guardate sul retro. Eccole. Provate. Sì, eccole qua. Vai, no, però ce ne sono altre in giro, Con quelle puoi fare una finestra. Fai la finestra contro il trapano, così ci copriamo. Bravo, Leus lì. Io ragazzi sto qui a coprire. Nice! Occhio che le buttano giù però, Questa cosa? Cosa c'è qua? Super trapano. Ah, quello della vita? Oh, riavvio il trapano. Ok. Non è salito di bastardi, dai! Ma io ma che cazzo fanno la capriole i poliziotti? Ok, poi io vado che stanno arrivando tantissimi. Coprire. Sono riusciti a scappare i civili, cazzo, l'hanno liberato. L'hanno liberato i poliziotti di merda. Ah. L'hanno liberato, porca trota. Mi metto il kit medico se serve io. Via. Ragazzi, chi lancia a terra il coso dei proiettili? Lo butto io. Metto qua di fianco al trapano e faccio ripartire. Madonna, quanto mi levano i cecchini. Ah, no, ma non vi affacciate, ragazzi, non vi affacciate.
Copritemi. Tra l'altro, dov'è sto cecchino che mi colpisce sulla finestra? C'è di laser. Guarda dove la sta merda. Ma perché mi scrive in chat? Ti devo cambiare il tuo tasto, per forza. C'è il medico qua vicino a me. Mi stanno prendendo a calci nel culo. Aiuto. Ce la faranno i quattro eroi a fare questa missione? Io non credo. Non c'è scritto. No, manco un minuto per quello di circa. No, 218 secondi. No, ma il secondario questo, su questa battaglia. Quello piccolino, quello con la porta bianca è per accedere alle telecamere. Ragazzi, qualcuno vuole una bibita? Distributore. Una bibita? Una bibita, è una coccola. Non bevo, grazie. Oddio, ho ucciso un civile, lol. Ragazzi, mi sa che si è bloccato il trapano. Sì, si è bloccato il trapano. Piccolo, sì. Quello piccolo. Okay. Quello piccolo non è importantissimo. Ma tanto quella è la stanza delle telecamere. Missione, sì, è solo per controllare. Ah, ricordo una cosa per chi ci segue, ragazzi. Che la mappa può sembrare sempre uguale, ma è tutta quanta random. Completamente. Per cui cambia la posizione del capo, cambiano le telecamere, cambia tutto. Esatto. E dai, diciamolo, questo. Oh, mamma. Infatti Alessio prima si aspettava che ci fosse la telecamera sul tetto, invece si è bloccato il trapano. Ma sempre quello. Quello 150 secondi, ragazzi, dai, prima che arrivi l'elicottero, però. Io sto cercando di tenere, ma sono entrati. Oh, raga. La parte della porta principale. Raga, sono entrati. Sto cercando di tenere sopra dal tetto. Tu prendo dalle finestre. Occhio anche alle finestre. Oh, soldi. Ragazzi, cecchini. Pieno di cecchini. Devo riprendere il kit medico anch'io. Ma chi è che sta. Ragazzi, togliete sto trapano. Chi è? Oh, mi si è bloccato. No, si è bloccato quello là grande. Sto facendo Io sto sforzando una seratura. Solamente per arrivare dall'altra parte da voi. Guardate. Ragazzi, pel. Hanno ferito gravemente Adrian. Vado a tirarlo su io se capisco. Ah, cazzo, c'è chi parla la grande. Raga, non vi affacciate, dai, che ce l'abbiamo quasi fatta, dai. E più altro se non mi. Cioè, sto cercando di tenermi, sono fortissimo. Beh, grazie. Dai, io mi sto 100 secondi. Attenti sopra. Ma anche un cecchino che si vede il laser. Cercare di stare un po' più indietro. Ah, ma hai portato questa, quindi quella per tipo la segreteria qua. Raga, ma l'avevate visto il tipo dentro. La magnetica. C'era un tipo nascosto dentro la. Porta, ragazzi, stanno entrando da tutte le parti, però cioè. Così. Stiamo vicino al trappolo, dai. Mamma, guardateli. Ok, ho aperto la stanza delle telecamere. Dai. Sì, ma c'era il tipo dentro che mi stava guardando. Ho ucciso. Ah, qui non mi affaccio. Dai, 70 secondi, ragazzi. Oh, così. Dobbiamo acchiappare i soldi. Ragazzi, non facciamoli entrare che poi acchiappiamo subito i soldi nel cavo, e scappiamo. Oh, di qua qualcuno sta guardando. No, ma sì, io sto coprendo da dietro. Ma è la parte un po' sfigata della mappa. Non prendo munizioni. Ma qui oh, ragazzi, ma ci sono i poliziotti sui palazzi di fronte. Sì. Infatti, no, non ti sporgere così avanti. Sei un po' più indietro. Munizioni, munizioni. Dai, 50 secondi, dai. È comodo, Va fuori, va fuori. Stanno entrando. Raga. Io vi faccio il cecchino. Dove sono? No, era nel parcheggio. Dai, cazzo, trapano di merda, 40 secondi, dai. Ma sono lenti, trapani sto gioco. Lì c'è il cecchino. Avete mica delle emulazioni? 30 secondi. Come cavolo faccio a parlare? Sono dietro la macchina. Forse è finito. No. Manca esattamente 20 secondi, ragazzi. Tutti al trapano, dai. Tutti al trapano. Non facciamoli entrare, Ragazzi, stanno entrando! Non ce l'ho dentro. Facciamo così, ragazzi, due entrano a rubare i soldi nel cavo, gli altri. Hanno flashato tipo. Ragazzi, due rimangono fuori e non fare entrare nessuno. Madonna, stanno entrando! Aspetta, sono passa da dietro. Entrate nel cavo a rubare i soldi, veloci! Oddio! Sempre lentamente. Veloci, big money! Vai. Che cazzo? Ah, ma sono quello. È quello delle caselle! Oh, oddio, ci mette delle ore, raga. Raga, uno fuori con me a non farli entrare, veloci! Stanno entrando! Siamo io e Adi dentro. Sì. Sto prendendo io. Tenete. È che senza la scassinatura a livello 2 ci mette un Ragazzi, sto finendo i proiettili, mi date una mano fuori? Arrivo. Sì. Guarda quanti ce n'è! Ho finito i proiettili, no! Ma perché mi scrive in chat sto gioco del Kaiser? Sono morto. No, mi stanno arrestando! Mi stanno arrestando, sono tutti elettrizzato! Oh,
mi salva. Quanti ne sono? Ah, possiamo fuggire, fuggire. Dai, aiuto. Ho finito i proiettili, ma non ci credo. No, destra, destra, giù anche me. Proiettili, proiettili. Quanti serano? Quanti sono? No, siamo in due, giù, attenti. Ragazzi, non ci sono più così i proiettili, vero? No, l'abbiamo finiti. Ragazzi, sono al camion, sono al camion. Salvatemi, salvatemi, c'è uno qua fuori. Leus, Leus. Ragazzi, no. No, abbiamo perso, non ci credo. Erano due. No. Dai. Io ero vicino al camion, vedo il camion davanti a me. No, oddio, no. Ragazzi, stavamo andando bene, alla fine mi ha fatto casino. Uno doveva stare con me a curare fuori. Le abbiamo fatti entrare, ciao. Ci sono le cassette che ci vogliono delle ore per raccogliere. Lo so, ma finché non saliamo di livello ci diventiamo buoni scassinatori, non fai più in fretta. Infatti. Dai, ben voluto fare la difficilata. Però ragazzi, era a livello difficile, noi siamo appunto, io come vedete, a livello 3. Payday è questa qua, la beta che è uscita da poco, non siamo esperti, come nessuno lo sarà. Appunto era Payday 2, grazie a Leus, Adrian e Alessio. Da Luke e tutti loro è tutto. Ciao a tutti. Ciao.